Ciao e ben ritrovati da Dr. Loomis. In questo nuovo video metteremo da parte il genere horror per parlare invece di un altro genere cinematografico. Ci spostiamo a un genere drammatico, per la precisione il neorealismo italiano. Il film in questione è Ladri di biciclette, film diretto alla fine degli anni 40 dal regista Vittorio De Sica, scritto da Cesare Zavattini, un vero e proprio classico del cinema italiano. Qui abbiamo due versioni del film in Blu-ray, ovvero l'edizione italiana della San Paolo del 2011. La seconda versione che vi presentiamo invece è quella della Arrow Video, quella inglese della Arrow Video. Che poi vedremo meglio all'interno perché comunque ha la doppia copertina. Niente, che c'è da dire? Parliamo prima di quella della San Paolo, edizione italiana, un trasferimento molto buono, la qualità video è molto buona. Il film presenta fra i suoi contenuti extra le schede biografiche del regista, la filmografia del regista, il trailer, Locandina del Mondo e delle interviste che durano meno di 15 minuti, quindi a livello di contenuti extra, sinceramente è piuttosto povero. Quindi vanta, diciamo, un master più che buono, quasi identico a quello della, personalmente, per quanto ne capisco, quasi identico a quello della Arrow Video, anche se presumo abbiano usato due master diversi. Iniziamo dall'edizione Arrow Video del 2014. Premetto che visionandoli entrambi hanno tutti e due un master molto buono, un buon transfer hanno avuto del film. Tecnicamente preferisco più l'edizione della Arrow Video rispetto a questa della San Paolo, perché soprattutto per quanto riguarda i contenuti extra, molto più ricca questa edizione, molte più ore di contenuti extra. Quella della San Paolo presenta, a parte qualche scheda del regista, degli attori, c'è un trailer, la locandina del mondo e le interviste che sono poco più di 10 minuti, quindi un po' povero per quanto riguarda i contenuti extra. A differenza invece dell'edizione Arrow, che fra i vari contenuti extra, che però sono in lingua inglese, quelli in italiano sono un documentario su Cesare Zavattini, della durata di quasi un'ora, spero si possa leggere. Comunque ve lo leggo da qua, che dura appunto un'ora in lingua veramente italiana. Sono uno speciale molto vecchio, diciamo. Stessa cosa riguarda anche l'altro documentario riservato invece a Vittorio De Sica, anche quello con una durata intorno ai 55-60 minuti. Come ulteriore extra c'è anche un commento audio durante il film da parte di Robert Gordon, che è un esperto di cinema italiano, chiaramente è in lingua inglese. Per quanto riguarda l'audio italiano è in mono, l'aspect ratio è di 1.33, durata di 89 minuti. Vediamo un po' com'è la copertina di questa edizione. Intanto facciamo vedere l'interno con la foto stampata sul disco e vediamo la copertina reversibile, quindi vediamo integralmente quella che ho messo io con il titolo italiano, mentre dall'altro lato c'è quella con il titolo in inglese. Ecco qua. Io personalmente preferisco appunto questa qui più chiara con il titolo in italiano. Per quanto riguarda invece l'altra versione, quella della San Paolo, abbiamo durata 89 minuti anche questa qui. Per quanto riguarda l'aspect ratio 1.66, italiano stereo 2.0. Ecco qua, vediamo un po' com'è all'interno. L'interno è quella italiana, la doppia copertina più povera. Questa invece è la foto all'interno sul disco. Beh, in conclusione sono
due ottime edizioni che consiglio vivamente, che non possono mancare nella videoteca di ogni cinefilo, da acquistare. Anche altri film che fanno parte di quel filone neorealista, come il film di Roberto Rossellini, Il generale della Rovere, questa edizione francese con audio italiano, acquistata diverso tempo fa, con diversi contenuti extra, oppure il più famoso anche Roma Città Aperta, edizione italiana, versione restaurata della Flamingo Films, sempre di Roberto Rossellini. Bene, con questi ultimi titoli mostrati termina il nostro video. Grazie a tutti di averci seguito e al prossimo video. Unboxing, ciao a tutti.